Ragazzi, buongiorno. Siamo ancora sulla neve. Ieri ero qui a fare la bike duel che sicuramente avete visto sul canale. E se non avete visto quel video, raga, abbiamo fatto una gara sulla neve con le bici ADH, con i canali della vita. E nel caso vi lascio sempre qui il link per vedere il video. Ieri mentre ero qui sia a sciare e andare in bici, giù in basso tra le varie attività che proponeva Prato Nevoso c'era questo. Questo è uno snow scoot e questa è una ski bike. Di base questa è praticamente una mountain bike montata su due mini sci. Ci sono anche dei kit ad esempio per montare delle vere e proprie bici sugli sci, mentre questo è un telaio costruito su misura apposta. I mini sci sono piuttosto larghi per essere dei mini sci. Le misure in lunghezza sono intorno al metro. Sì. Pedali stretta all'aria e poi chiaramente ammortizzatori dietro e davanti. Chiaramente qua raga non c'è bisogno di freni rotor perché non frena ci sono sgomando freni, praticamente. Esatto. C'è il nastro, insomma quello che vi legate a solitamente alla caviglia. Per andare in pista ovviamente è obbligatorio essere agganciati. Tanto per iniziare non abbiamo presentato Ale. Ale è un rider di BMX. Praticamente abbiamo frequentato assieme un po' l'ambiente dello skate park di Seregno, di Monza. Lui è appassionatissimo di BMX, però aveva la passione dello snow. L'anno scorso ho incontrato i ragazzi di questa associazione Northside che stavano facendo per la Bike 12 un evento di prova gratuita. Sono venuto a provare gli snow scoot e mi sono innamorato. È l'esatta via di mezzo tra uno snowboard e una BMX. Addirittura avevo visto che alcuni rider tipo Pilgrim aveva personalizzato la propria bici da dirt e l'aveva resa con i pattini. Puoi prendere la tua bici da dirt, montarla direttamente sui loro mini sci con degli attacchi specifici. Quindi raga, adesso iniziamo a provarne una. Tanto per iniziare iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Io ve lo ricordo perché siamo quasi a 400.000 iscritti. Io non ho visto grandi video di snow scoot, snow bike su YouTube Italia. Contenuto veramente apprezzato che ci tenevo a fare. Magari iniziate a lasciare qualche like. Arriviamo anche in questo video a 10.000 like. Ci potrebbe stare che per il prossimo inverno vediamo di rendere una mia nuova bici snow scoot, snow bike. Potete contattare anche noi che siamo informati sulla maggior parte degli impianti. Organizziamo delle experience, facciamo un'intera giornata in gruppo, portiamo noi i mezzi. Quindi se volete provare dei mezzi stravaganti, interessanti, quella è l'occasione giusta. E tra l'altro ringraziamo Prato Nevoso che ci permette di utilizzarli proprio qui a Prato. Bene ragazzi, ci siamo. Io inizierò dalla ski bike, giusto? Oh, che strano. Madonna, ma raga, ma ti va 200 all'ora con sta roba. Subito, eccoci. Madonna, comunque è difficile, non è facilissimo, raga. Il concetto è quasi come svrappare ogni curva, no? Esatto, sì, sì. Sì. Vai, vai, certo, certo. Il mio fratello che si gira del culo. Allora. Secondo problema, la seggio via. E ti siedi sopra. Ah, mi siedo sopra? Ti siedi sulla seduta. Questa parte qua la devi appoggiare sulla seggiovia. In mezzo alle tue palle. In mezzo alle tue palle, esatto. Okay. E tieni il manubrio così. Okay, ma quindi io alla fine entro e mi metto già messo così? Sì. Vediamo, siamo pronti. Ah, il piede. Ma qui come fai a passare? Tieni con una mano, esatto, così. Adesso obiettivo è capire più che altro come fermarsi. Prima hai frenato, però il peso era instabile. Esatto, esatto. Andava in giù. Perché certo. Tu l'hai già usata? No. Stop it. Get some help. Però faccio sciagonismo da 10 anni. Devo prima capire veramente come frenare. Oh, il ghiaccio secco. Praticamente ragazzi, lui parte dietro, però devi controllarlo anche. Proviamo qua che spiana, perché lì era molto ripido. No, no, no. Divertente, esatto. Sì, sì, sì. Su dove inizia a essere ripido è proprio un attimo prendere velocità. Già sta discesa, mi sto gasando a fare un paio di curvette. Adesso siamo su una pista rossa. Attenzione perché c'è il test dell'Holly Bar. Allora, lui diceva che il problema è che... Ah, eccolo il problema qual è. Come fai a... Devi proprio... Devi o lo alzi tipo così. È dura, eh. Prova a fare un chicken bar normale.
Adesso ha toccato. Il problema è che quando giri, vedi, con quello no. No, no, anche con questo. Ah! Fa provare subito con questa? Sì, fa provare. Attenzione, altro mezzo. Ma prova a fare un bagno. Ah, toccato sotto quando era... Abbiamo fatto ski bike provata. Devo dire che non è semplicissima da usare. Adesso switchiamo i mezzi. Mi fa provare lo snow scoot. È totalmente diverso dal mezzo che ho provato prima, perché è molto più simile alla BMX. È montato su una tavola da snowboard. I piedi sono appoggiati praticamente direttamente sulla tavola. In questo caso io ad esempio ho su proprio il mio manubrio da BMX. Ah, okay. Col mio stem. Non l'avevo mai notato, ma in realtà proprio la piastra è mega chiodata. Cioè c'è tipo i pin dei pedali delle bici, ma per altezza credo per 3. Sono più alti e anche leggermente più larghi, ma perché appunto usando quegli sì, certo, scarponi, lo scarpone da snow, devono avere una presa diversa. Bagno bar spin facilissimo. Scusa, tieni un attimo questa. Vai. Siccome è facilissimo alla prima subito. Eccolo, buonissimo, buonissimo alla prima. No, no, ancora mi sono bloccato come prima. È il panino. In realtà metteremo al primo tentativo, Va bene, va bene, alla prima. Guarda, sono gasato perché sei molto più giocoso, più trickabile. Sì, vediamo se trickabile. Siamo in grado di andare direttamente poi in snowpark. Andiamo, raga, che si sta sciogliendo la neve adesso. Sì. Ah, vediamo. Sono molto curioso in realtà dello snow scoot. Mi hanno parlato molto bene di questo mezzo. Tra l'altro, adesso vediamo lui, Ale, che anche lui ha detto che non l'ha mai provata praticamente la ski bike. Quindi è... Mai usata in pista. Adesso voglio vedere se il maestro ci insegna. Madonna, cosa cazzo si... Ma questo è pesissimo. Madonna, è diversissimo. Molto più facile da girare. Molto più maneggevole, ma anche più stronzetto. Meno stabile. È solo cercare di far prendere lamine per frenare, perché tutti gli effetti non è che riesci a premere fortissimo. Lasciamo andare un attimo, vediamo come andare più veloce qua. Oh shit! Ops! Cambio di programma, ragazzi. Abbiamo detto andiamo a fare una blu, ma in realtà entriamo diretti in park. Il freestyle chiama sempre. Hey. Ah, abbiamo dei box adesso, subito, diretti. Ok. Dai, proviamo. Confermo. Madonna, le break bump è nazissimo. Quindi adesso ce lo mandi? Ce lo mandi il rail? No, faccio sciagonismo da 10 anni. Ma mica 200 lo prende lui. Guardalo. Mica lui è confident su sti cosi. Ah beh, ok. Meglio, già anch'io rispetto a prima, sì, molto sì, sì. Meglio. Ma quindi devo fare scoop senza toccare sotto. No, potevo farne due, rifaccio. C'è un coso, salto bar, l'abbiamo fatto. Ah, sempre sbatta a camminare in salita sulla neve. Ti do due opzioni, barspin con questa, nazissimo, o tevi con questa. Nazissimo entrambi. Però Ale ci fa vedere un whippettino. Come io ancora sono poco confidente col mezzo. Però Ale, con un whippettino alla prima. Minchia gigante. Orco zio. Minchia gigante. Ci sei? Culata devastante. Minchia, che mi ha tirato, zio. È andato male? No. Ma va a cagare. Ma tanto sei andato grosso. Sì. Tra un po' entrare nel landing. Comunque, è esattamente la paura che avevo io di whip. Perché a differenza della bici, raga, che quando lo fermi, cioè di solito hai tutto il telaio e quando lo fermi con la bici ti dai il calcio anche qua, qua, dove cavolo vuoi. Qui per fermarlo hai solo sto tubo. Lui, esattamente, ha mancato il tubo. Voleva fermarlo, ma ha messo qua il piede e gli è partito via. Mi ha convinto a provarlo dopo la secca, raga. Non so perché. Allora, bisogna cercare di mettere il piede ed è direttamente qui. No, sei, buongiorno, ero impennatissimo. Amo. Devo chiudere, ragazzi. No, aspetta, uno. Dai. Aspetta, la sua frase mi ha motivato. Con un piede. Con un
piede, vabbè dai. Raga, secondo me da fuori sembra mega da pussy averlo provato tipo in fly out. Però vi assicuro che il problema è che uno mentalmente il salto può anche provarlo su tutto. Però non è il salto, è lì. Che dopo lì, quando atterri con la velocità, io questo coso non ho ancora capito bene come rallentare da velocità un po' più elevate. Però sicuramente è divertente, simile secondo me più alla BMX. L'esperienza sullo snow scoot è stata figa. Ci hanno anche lasciato provare i salti e girare qui, che non è scontato. Io ve lo dico, raga, il primo trick che mi viene in mente su un nuovo mezzo è backflip. Allora, con questo backflip subito è pesissimo. Allora, facciamo così, okay. Io vengo da te in BMX, sì, a imparare backflip, e l'anno prossimo torniamo in pista con questi a fare backflip. Ok, va bene, ci sto. Chiaramente se il video arriva a 10.000 like, raga, è motivo di fare backflip. Grazie Ale dell'esperienza. Grazie, raga, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Ci vediamo al prossimo video. Bella. Bella.